Oggi vi regalo un pattern MIDI di batteria. Andiamo subito a vedere il pattern di batteria più commerciale degli ultimi 10 anni. Avrete sentito questo beat una marea di volte in tutte le salse. Quindi andiamo a vedere un po' da dove nasce e perché è così efficace. Allora, vediamo un po' di storia. Questa pattern tanto famosa che si sente oggi, in realtà esiste già da un bel po' di tempo. Diciamo che viene dal Reggae Muffin, che è un'evoluzione del reggae e del dub. Era una sorta di DJ style molto in voga negli anni 80. Tra i primi artisti si può individuare Wayne Smith con la sua Slang Tang, che è dell'85. Ma Wayne Smith era un cantante, presto però il Reggae Muffin divenne comunque monopolio del DJ, lui era un'eccezione. La cosa riconoscibile è che si iniziò a usare la cassa sul levare del 2, quindi questo creò fondamentalmente l'inizio della clave Reggae Muffin, quel tum ta tum ta che si sente molto oggi, no? Il metronomo era molto lento, la scrittura era abbastanza simile allo ska perché avevamo la tastiera in levare di ottavo, i suoni sono sintetici, infatti divenne comunque monopolio dei DJ, il canto è abbastanza monotono, molto vicino al rap e anche l'armonia è molto statica, di solito uno o due accordi ripetuto all'infinito. Ma questo non è che l'inizio del Reggae Muffin, poi questo ritmo in levare del 2 dà vita quindi alla clave Reggae Muffin, che è quella che conosciamo oggi, che è questa qui. Ma vediamo come tradurre adesso questa cosa in MIDI. Fondamentalmente è un tipo di ritmo molto utilizzato, non solo nel reggaeton, ma ad esempio anche nel pop. Possiamo prendere Shape of You di Ed Sheeran, che è fatta con questo ritmo. Quindi fondamentalmente potete utilizzare questo tipo di ritmo come volete, farlo fare a chi volete e arricchirlo con le percussioni ovviamente e con gli effetti per ottenere il vostro suono originale. Quindi tutto dipende da come lo utilizzate in realtà. Non definisce un genere in particolare perché adesso, oggigiorno, si usa con tantissime cose. Andiamo a vedere come scriverlo. Allora, abbiamo detto che abbiamo una nota sull'1, pausa sul 2, levare del 2, pausa sul 3, nota sul 4. Quindi abbiamo questo tipo di ritmo. 1, levare del 2. Vedete qua c'è il 2, questo è il levare del 2. Questo è un po' come si trascrivono le robe sul MIDI. E questo è il 4. Il 3 lo lasciamo libero e abbiamo questo. Lo mettiamo in loop su due battute. Ed ecco che il gioco è fatto. Oggigiorno si gioca sulla cassa in 4 fondamentalmente, quindi la prima nota viene affidata alla cassa che poi riempie il buco del 3 e ripete dando questo feeling in 4 che dà molta stabilità. Scusate, togliamo questo. Ed ecco che il gioco è fatto. Fondamentalmente si gioca tutto su questi due strumenti, kick e snare, e funziona molto perché magari anche cambiando strumento, quindi cambiando batteria, questa roba comunque resta efficace. Vedete che è totalmente un'altra roba. Poi possiamo aggiungere per esempio un hi-hat o una qualsiasi altra percussione, creare la nostra idea di ritmo in base a quello che ci serve. Vedete che con questo hi-hat prende tutto un altro colore. Proviamo a rimettere la 808. Tutta un'altra cosa. La 808 per esempio si presta bene a questo tipo di funzionalità dell'hi-hat, un po' trap. Quindi nulla, io vi lascio in descrizione queste due pattern MIDI e mi aspetto presto di vedere qualcosa con i vostri suoni, con le vostre idee, nei vostri arrangiamenti, l'utilizzo magari di queste due pattern. Molto moderne, molto efficaci, se usate bene e se usate con criterio. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, condividete se vi va e iscrivetevi al canale perché sto pubblicando un sacco di questa roba e sicuramente se siete arrivati fin qui siete interessati. Quindi iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!